Ciao, sono Bruno di Sergema, benvenuti nella nuova news. Oggi per la parte normativa finiamo di analizzare un po' un capitolo che è quello dei rischi meccanici dell'analisi di rischi. Cosa dobbiamo controllare e a cosa dobbiamo porre rimedio meccanicamente sul cancello? Dobbiamo controllare lo stato di usura delle ruote, dei cardini e del movimento in generale del cancello. Dobbiamo porre molta attenzione nel fissaggio del motore, che ha esso scorrevole che a battente. Il fissaggio deve essere inalterabile nel tempo, quindi dobbiamo fare in modo che il motore sia ben fissato per tutta la durata di vita dell'impianto. Dobbiamo verificare, e nel qual caso non ci siano, mettere le battute di arresto meccaniche di apertura e di chiusura sia nei cancelli scorrevoli che nei cancelli a battente. Questa parte molto spesso viene ignorata dagli installatori, che pensano che sia delegata a delle opere fabbrili. Invece è una parte molto importante dell'automazione e una parte che rende l'impianto sicuro. Per l'approfondimento tecnico vediamo come funzionano, in linea generale, logicamente, gli apprendimenti automatici delle corse nelle centraline di automazione cancelli. Allora, esistono due filosofie generali a secondo del produttore: quella che apprende il tempo di funzionamento e quella che apprende lo spazio di funzionamento. Queste due tecnologie variano a seconda della centralina e del produttore. Vediamo quella a tempo, sempre in generale, come funziona. Allora, diciamo che quando facciamo partire l'apprendimento automatico, la centralina calcola il tempo di apertura, che normalmente dovrebbe essere uguale a quello di chiusura. Una volta che ha appreso questo tempo, facciamo un esempio, è 20 secondi, la centralina sa per ogni secondo dove si trova l'automazione. Per esempio, sa che a 10 secondi l'automazione è a metà corsa, e questo è l'apprendimento dei tempi. Poi mette in piedi tutta una serie di procedure e di algoritmi per fare in modo di controllare molto più precisamente l'automazione. Nell'apprendimento dello spazio è necessaria una tecnologia di supporto alla centralina, che normalmente è l'encoder. Di questa tecnologia abbiamo già parlato in un video precedente. Allora, apprendendo lo spazio, la centralina sa in ogni momento dove si trova l'anta. Questa tecnologia, diciamo che è un po' più precisa e soprattutto aiuta nelle funzioni di antischiacciamento, perché la centralina, sapendo esattamente dove si trova l'anta, sa che se a un certo punto quest'anta si ferma, lì avrà trovato un ostacolo, perché magari non è arrivata alla fine della corsa. Per entrambi questi tipi di apprendimenti dobbiamo sempre necessariamente installare le battute di arresto meccanico in apertura e in chiusura. L'installazione di queste battute rende sicuramente il cancello più sicuro, un'installazione più professionale, ma soprattutto impedisce all'utente di commettere dei danni oppure di farsi male durante la manovra di emergenza. Per il prodotto della settimana, o meglio i prodotti della settimana, non possono che essere le battute di arresto. Ne abbiamo parlato fino adesso in questo video, e quindi ti voglio ancora una volta ricordare: quando fai un'installazione è importantissimo l'installazione delle battute di arresto. Molti installatori non le mettono e le ignorano completamente, pensando che il fine corsa elettrico del motore possa sostituirle. Non è così. Durante la manovra manuale, in caso di emergenza, l'utente deve trovare un fermo meccanico che gli impedisca di andare oltre nella corsa. Per il cancello scorrevole è proprio pericoloso, perché può sfilarsi addirittura. Per il cancello ad ante può provocare dei danni. La news della settimana commerciale invece riguarda un nostro partner storico, che è la GPD. Ha pubblicato un bellissimo video sul funzionamento del Floor, che è l'operatore interrato oleodinamico storico di questa casa produttrice, ma è rinnovato da circa un anno a questa parte. Ce ne sono molti di operatori interrati oleodinamici, ma l'operatore Floor racchiude una robustezza meccanica e delle funzionalità in un unico operatore che sono praticamente impossibili da trovare sul mercato. Quindi nella descrizione ti linkiamo il video della GPD, ti invitiamo a vederlo, e se vuoi toccare con mano proprio il Floor, sei nella zona di Roma, vieni presso il nostro store in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino. Siamo sull'Appia dopo l'aeroporto di Ciampino. Ciao!